La poesia più celebre di Leopardi, L'infinito, presenta un'immagine che in un qualche modo è un autoritratto autoriale. Si parla di un ultimo orizzonte chiuso da una siepe, da un limite, il limite della nostra umana percezione. Ma ecco che subito, immediatamente, questo limite diviene una sorta di risorsa, una sorta di trampolino che rilancia la conoscenza dell'uomo oltre questo limite materiale. Questa risorsa è l'immaginazione. Perché questo testo in un qualche modo ci rappresenta, insomma, la poesia leopardiana? Perché la poesia leopardiana è davvero, come è stato detto, una scrittura che mette in atto un pensiero che è un pensiero poetante, un pensiero che cerca, nello stesso tempo cerca una verità, ma nello stesso tempo fonda, ecco, la propria consistenza in questa dinamica, in questo continuo muoversi. Leopardi compie un atto di coraggio straordinario, cioè si spoglia, rinuncia a tutta una serie di ipotesi che erano state della tradizione consolatorie. Ad esempio, rinuncia al mito della ragione illuminista, rinuncia allo spiritualismo del romanticismo, rinuncia perfino a questa grande ipotesi consolatoria di Foscolo, no? del mito della poesia come appunto grande forza eternatrice. Cioè lo sguardo di Leopardi è uno sguardo che coraggioso, che non ha paura di guardare il deserto, il deserto della vita umana. Però qui bisogna sfatare una piccola anche distorsione critica, cioè Leopardi, diciamo così, pessimista in senso assoluto. Sì, c'è il pessimismo leopardiano, non si può negare, ma quello che molto spesso non si comprende è che la poesia di Leopardi è una poesia che ci racconta la ricerca della felicità. Cioè Leopardi ama l'uomo, ama la fragilità umana, ha questa forma, come si mostra bene nella Ginestra, in questo straordinario testo della fine della, diciamo, vita poetica leopardiana, gli sta vicino, c'è una solidarietà rispetto alla fragilità e alla debolezza dell'uomo. E la poesia di Leopardi, appunto, in questo modo, senza facili consolazioni, arriva davvero ad affrontare quelli che sono i temi centrali dell'esistenza dell'uomo, appunto la felicità, appunto l'illusione, la noia, il nulla. Per questo la poesia di Leopardi è una poesia che non ha tempo, una poesia che non sarà mai datata, è una poesia in un qualche modo che trova nel suo farsi quell'eternità che a livello teorico, diciamo così, non aveva accettato.